A 4 giorni dall'esordio in campionato contro la Virtus Entella per il Teramo, ancora il mercato è il tema numero uno. Sarà che la rosa a disposizione di Federico Guidi è ancora ampiamente incompleta? Sarà che il successo in Coppa Italia col Monterosi di sabato pomeriggio ha dato quelle buone indicazioni che suggerirebbero un ulteriore sforzo per dare al tecnico le alternative di cui ha bisogno ed elementi titolari per esprimere al massimo le potenzialità del 4-3 che ha in mente? Non è semplice perché le difficoltà economiche, abbastanza trasversali, impongono di cercare soluzioni a costo contenuto. L'ultima idea è quella di Alessio Riccardi della Roma, che appena rientrato nella capitale dopo il prestito a Pescara è andato decisamente male. Ma in questo momento, almeno sul fronte giallorosso, non sembrano esserci le condizioni per la definizione di un affare che il diavolo ha provato a mettere in piedi poco prima di Ferragosto, ma che non ha portato finora grossi frutti. L'ingaggio del giocatore di quelli elevati, la Roma vorrebbe rilanciarlo, ma il Teramo sul piatto può mettere una cifra che nella valutazione che fanno nella capitale non è ancora adatta per arrivare alla fumata bianca. Per questo il direttore sportivo del Teramo, Carlo Musa, sta cercando di scandagliare alternative a Riccardi, a meno che negli ultimi giorni di mercato non si creino presupposti più favorevoli, con la Roma che a quel punto, qualora non riuscisse a piazzarlo altrove, si ritroverebbe un giocatore certamente in esubero e che aveva già contato come in lista di sbarco. In quel caso, il Teramo potrebbe provare il colpo di coda per assicurarsi quello che era stato definito come uno dei migliori prospetti futuri del calcio italiano. Ma Guidi in questo momento non può non pensare anche alla partita d'esordio. Gara complicata quella di Chiavari contro un avversario appena retrocesso e che ha voglia di ritrovare subito la cadetteria. Teramo che ritroverà un abruzzese in biancazzurro come Andrea Paolucci, fascia di capitano dei Liguri e fratello di quel Lorenzo passato via Pescara dal biancorosso qualche stagione fa. Le partite saranno tutte dure, non ci sono di partite morbide, quindi il campionato di C è un campionato difficile, troveremo squadre che agguerrite, che battaglieranno su tutti i campi. È importante partire con la vittoria perché comincia a mettere le basi per quello che dovrei fare. Sappiamo che chi ha qualche partita in più deve portare, dare tanto, e quindi ben venga la responsabilità e quindi andiamo avanti sempre a testa alta. Ma c'è positività, c'è comunque ambizione, c'è spirito di sacrificio. E stiamo, ripeto, costruendo un qualcosa che è partito da Tavarone, quindi noi cerchiamo di mettere mattone dopo mattone per fare una grande stagione.